Il Covid ormai lo abbiamo alle spalle in Campania, ma a condizione che facciamo le persone serie e responsabili. Così il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine della visita all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Il Pozzuoli. Covid ormai lo abbiamo alle spalle, ad una condizione, che facciamo le persone serie e siamo responsabili. Sapete che noi almeno fino a fine febbraio manterremo in Campania l'obbligo nell'uso della mascherina all'esterno. Il messaggio che è stato dato all'Italia è un messaggio sbagliato, irresponsabile. Sembra che ormai la mascherina non si debba portare. No, si deve portare all'esterno, perché ci sono almeno due momenti nei quali si determinano pericoli, e cioè entrata e uscita dalle scuole, quando abbiamo centinaia di ragazzi uno sull'altro, e la notte del venerdì, sabato e domenica durante la movida. Il motivo per cui è bene essere prudenti è questo, perché abbiamo realtà nelle quali diventa difficile dire porti la mascherina in tasca, poi te la metti, poi te la togli. Sono stupidaggi. Un poco di sacrificio e vedrete che nell'arco di un mese saremo fuori. Ad una domanda poi su una possibile abolizione del contestato Green Pass rafforzato, De Luca ha risposto di essere assolutamente favorevole al suo mantenimento. No, io dico che abbiamo fatto benissimo ad avere il Green Pass rafforzato. I cittadini devono essere responsabili della vita propria, ma anche della vita degli altri. Perché se io diffondo il contagio, provoco un danno immenso. I 2 anni di Covid hanno prodotto danno non solo a chi aveva il Covid, ma a quelli che avevano i tumori, a quelli che avevano problemi cardiaci, ai malati di diabete, cioè a tutti quelli che hanno dovuto aspettare perché avevamo una malanga di pazienti Covid negli ospedali. Quindi bisogna fare le persone serie e smetterla con la irresponsabilità. Quindi benissimo il Green Pass rafforzato. Per andare a lavorare si va tutelati. Qualche anno fa nessuno si scandalizzava quando si andava a prendere, come dire, servizio in un comune, in un luogo pubblico, e bisognava presentare il certificato sanitario. Cioè bisognava certificare che non avevi dal TBC, che stavi bene in salute o no. In un paese civile funziona così il rapporto con i cittadini. Allora, andiamo avanti e non perdiamo tempo con le stupidaggini.